Amiche ed amici di pomeriggio, un bentornato a tutti, una nuova puntata del nostro approfondimento, della nostra rubrica. Usciamo dai nostri canoni, quelli culturali, quelli sociali e quelli legati allo spettacolo, perché abbiamo il piacere e l'onore soprattutto di ospitare una figura importante, che è quella del colonnello Romeo Leonardi, capo di Stato Maggiore del Comando Militare dell'Esercito Abruzzo e Molise. Colonnello, buon pomeriggio. Questa divisa mi mette un po' in imbarazzo, tra virgolette, per il mio passato, ma sono davvero orgoglioso di averla ospite nei nostri studi. Buonasera, buon pomeriggio. È un piacere, un orgoglio anche per noi essere qui oggi presso la vostra emittente. Non è la prima volta, ci fa sempre piacere essere ospitati e portare il nostro messaggio della Forza Armata sul territorio abruzzese e molisano. Quest'oggi è presente l'esercito, perché lei lo rappresenta in toto, per lanciare il messaggio più importante, e cioè quello del reclutamento tra i tanti giovani, tra i tanti ragazzi che si trovano sul nostro territorio. Ed immagino anche che questa sia non solo la volontà dell'esercito stesso, ma qualche volta è punto interrogativo d'obbligo e anche la volontà di tante famiglie. Sì, noi tra i compiti istituzionali che abbiamo diamo molta importanza a quello che è il reclutamento nella Forza Armata e mettiamo tutta l'energia a nostra disposizione per cercare di portare il nostro messaggio e le informazioni di dettaglio sulle possibilità che dà la Forza Armata per il reclutamento. Nel caso di specie, quest'oggi intendiamo portare il messaggio relativo ai ragazzi, ai volontari in ferma iniziale, che hanno la possibilità per 3 anni, e poi seguitare ovviamente, di indossare l'uniforme, la gloriosa uniforme della Forza Armata Esercito e prestare il servizio alla nostra patria. Sono passati tanti anni, almeno per quel che mi riguarda, perché anch'io ho messo la firma su quel documento, ma le novità attuali rispetto a quello che si è visto e che si è vissuto almeno un ventennio fa? Sì, noi, la nostra istituzione ovviamente ha fatto un percorso e continua a fare percorsi di crescita e di aggiornamento. Per i volontari ha portato delle novità con questo arruolamento dei volontari in ferma iniziale di 3 anni, proprio perché intende non disperdere le professionalità che vengono acquisite dai ragazzi e quindi dà una possibilità dopo i primi 3 anni di poter continuare per ulteriori 3 anni e poi passare in servizio permanente. Quindi è molto facilitato il percorso di questi ragazzi per indossare l'uniforme, come dire, a vita, e quindi essere professionisti e professionali nella nostra istituzione. In più ci sono tanti aspetti di vantaggio nei loro confronti, sotto il profilo economico, sotto il profilo delle garanzie per un lavoro, come dire, in maniera permanente, e poi anche l'attività formativa, perché nel caso di specie il volontario addirittura ha la possibilità, se ha dei pregressi lavorativi e esperienze particolari, di poter svolgere anche le mansioni già condotte e portate avanti nella vita con gli abiti civili, diciamo così, di lavoro civile. Mi riferisco all'elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, muratore, fabbro, falegname, meccanico mezzi e piattaforme, esploratore equestre e artigliere equestre. Infatti, nei 2000 posti che il bando attuale, aperto dal 1 di luglio al 31 di luglio, ecco, volevo parlare proprio dei numeri, quanti posti a disposizione? 2000, ecco. 2000. Di questi 2000, appunto 56 sono riservati, nel senso che il ragazzo o la ragazza può scegliere di fare la professione che magari già faceva o per la quale ha studiato e acquisito una professionalità, delle capacità, poterle mettere a frutto nella nostra Forza Armata. Quindi questi 56 posti consentono di scegliere già l'incarico principale, e per i restanti 1994 la Forza Armata assegnerà un incarico a livello accentrato. Siamo in piena estate, inizio luglio. Ci dà un po' le date su quelle che sono le scadenze per la presentazione di queste domande? Volentieri. Come ho già detto, dal 1 di luglio al 31 di luglio è aperto il terzo blocco reclutamento 2024 per un totale di 2000 posti, di cui, come ho già detto, 56 i ragazzi hanno la possibilità di scegliere già in virtù di esperienze pregresse, certificate ovviamente, dedicate a loro, e possono già dire cosa andranno a fare nella nostra Forza Armata. I restanti 1994 riceveranno un incarico
che sicuramente ha tagliato le loro capacità, sia culturali, sia tecniche, sia professionali, che la Forza Armata in forma accentrata assegnerà loro dopo un periodo di amalgama iniziale, di inserimento in quello che è il nostro mondo militare. Fasi del concorso che sono strutturate come? Sì, il reclutamento prevede ovviamente una domanda che noi stessi addirittura ci siamo organizzati con un tour quest'anno per portare quanto più possibile vicino a loro sul territorio abruzzese, sia esso del litorale, sia esso all'interno del territorio più montuoso, e spesso cerchiamo di andare dove non c'è la presenza di una struttura militare, quindi anche in quei piccoli centri, in quegli istituti che ci consentano e per i quali noi a nome del comandante ringraziamo dell'attenzione che ci riservano, e quindi possiamo dare ai ragazzi questa opportunità di fare domanda addirittura presso il nostro infopoint, perché abbiamo un team che opera e segue le istanze, cerca di acquisire anche quelle che sono le desiderate dei ragazzi, e quindi gli consentiamo di poter fare domanda attraverso il nostro infopoint oppure sul sito della Forza Armata Esercito, quindi www.esercito.difesa.it, dove nella sezione concorsi troveranno tutte le informazioni di dettaglio ovviamente inserite nel bando. Colonnello, immagino sia cambiato il mondo dell'esercito, come d'altronde è cambiato il nostro in generale. I social sono importanti, ha parlato del vostro sito internet, poi però c'è bisogno di stare sul territorio, come lei ha ricordato poc'anzi, e so che sarà un percorso itinerante il vostro per andare ad intercettare e per farvi conoscere meglio. Ci può ricordare gli appuntamenti sul territorio? Mi limiterò a dire quali sono le date dove andremo durante il tour estivo a portare il nostro messaggio e essere a disposizione dei ragazzi, ovvero il 14 luglio a Tortoredo al Manacara e il 21 luglio a Rivisondoli, dove terminerà il nostro percorso estivo che chiuderà in maniera, mi auguro, con delle attenzioni e con delle richieste da parte dei ragazzi, e speriamo anche con delle domande che potranno in quel sito e in quel momento presentare per essere reclutati presso la nostra Forza Armata. Colonnello, qual è però la struttura organizzativa dell'ente? L'ente è un ente territoriale, come ha già detto lei, è il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, rappresenta la Forza Armata sul territorio abruzzese e molisano. In questo momento, a seguito di una ristrutturazione operata dalla Forza Armata, è costituito e articolato su tre diverse caserme dal 2019. Il comando è presso la sede della caserma Campo Mizzi dell'Aquila, poi c'è la caserma Pepe di Campobasso, dove è ubicato l'ufficio affari territoriali e presidiari del Molise, che ha ereditato tutte le competenze dell'ex Comando Militare Esercito Molise, e poi abbiamo la caserma Spinucci di Chiedi, che è un ufficio territoriale, ma di fatto continua a portare avanti le attività del presidio e del distretto militare di Chiedi. Il nostro è un ente molto versatile, nel senso che oltre alle attività promozionali che fa, come stiamo facendo oggi, però si occupa di rappresentare la Forza Armata anche in contesti diversi, sempre territoriali, e seguire tutte le iniziative della Forza Armata sul territorio. Colonnello, l'ultima, forse la più complicata, la più difficile, ma so che riuscirà chiaramente a rispondermi. In molti vedono ovviamente anche un'opportunità lavorativa sotto l'aspetto del reclutamento, ma dentro nel sentimento deve sempre battere quella forte passione nell'indossare una divisa come la indossa lei. Sì, devo ammettere che i ragazzi, quando li avviciniamo e quando li contattiamo, anche se telefonicamente, ci danno l'idea, ma anche la conferma, che hanno già dei valori attraverso i quali potranno mettere a frutto tutte le loro esperienze e trovare risposta alle loro desiderate. Ma sicuramente i valori che i ragazzi di oggi hanno permesso a noi di verificarlo sul campo detengono e li portano alla luce in maniera, devo dire, veramente elogiabile, sono quei valori cui è impregnata la nostra Forza Armata e che la Forza Armata cerca sempre di diffondere e implementare nella coscienza di ciascuno. Beh, è stata una chiacchierata particolare rispetto al nostro classico format, ma io personalmente, lo ripeto ancora una volta, mi è fatto piacere incontrare il colonnello Romeo Leonardi, perché quel passo tanti anni fa l'ho fatto, e quindi invito i tanti ragazzi a sottoscrivere questa domanda sperando vada a buon fine sotto l'aspetto del reclutamento. Colonnello, io la ringrazio per la sua presenza, siamo sempre a disposizione
per qualsiasi altra iniziativa dell'esercito italiano, e in bocca al lupo anche a lei per questa mansione che non è semplice sicuramente, ma che svolgerà col massimo impegno. Sì, il grazie ovviamente è mio, ma soprattutto è del mio comandante, il colonnello Iovinelli, che attraverso me quest'oggi è stato lieto di poter continuare ad avere un rapporto sinergico sul territorio, e quest'oggi esattamente con una rete locale che è apprezzata da tutti gli abruzzesi. Quindi siamo lieti, cercheremo di continuare il nostro lavoro insieme, ogni qualvolta ce ne sarà la possibilità, e soprattutto chiediamo ai giovani di non avere timore di chiamarci, di incontrarci, di chiedere tutto ciò che loro intendono sapere e conoscere della nostra Forza Armata, e noi saremo ben lieti di dare un servizio ai cittadini e alla nostra Forza Armata e alla patria, così come cerchiamo tutti i giorni di fare anche nella sede stanziale dove operiamo. E allora termina qui il nostro appuntamento quotidiano con Di Pomeriggio. Ringraziamo ancora il colonnello Romeo Leonardi, capo di Stato Maggiore, Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise, per la sua presenza e per il suo fortissimo impegno. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Buon pomeriggio.